Buongiorno, per Notizie d'Abruzzo siamo a Pescara in compagnia di Andrea Cozzolino, europarlamentare che questa mattina rilancia la sua candidatura. Con quali presupposti? Ma intanto sul lavoro svolto. Noi svolgiamo un'attività fondamentale per i nostri comuni e per le nostre comunità locali. Una città come Pescara, una regione come l'Abruzzo, senza l'utilizzo delle risorse comunitarie avrebbe davvero poche risorse a disposizione per fare sviluppo, crescita, occupazione. Come abbiamo raccontato qui stamattina, da un sostegno ad una scuola, dalla costruzione di un'infrastruttura per la città, tutto questo è possibile solo utilizzando le risorse comunitarie. Io ho lavorato in questi anni per rendere queste risorse ancora più dirette verso i cittadini, verso le persone. Abbiamo modificato il regolamento comunitario, abbiamo reso questo regolamento più semplice, più semplificato, abbiamo spostato le risorse verso i piccoli comuni che sono una grandissima realtà in una regione come l'Abruzzo, in tutto il nostro mezzogiorno. Abbiamo messo a disposizione risorse intorno a tre grandi obiettivi: ambiente, questione sociale e innovazione tecnologica, e abbiamo infine dato risorse per rafforzare la capacità amministrativa delle nostre realtà territoriali. Vogliamo dare ai nostri comuni, alle nostre regioni un talento, diciamo, giovanile soprattutto, una capacità di una nuova generazione in grado di cambiare il volto della nostra pubblica amministrazione. Quindi, come vede, un'Europa molto concreta, non un'Europa astratta, non un'Europa ideologica, non un'Europa degli scontri e delle divisioni, ma un'Europa concreta che avvicina molto alla vita concreta dei cittadini. Bene, lei questa mattina con l'incontro con i cittadini di Pescara si è dichiarato alleato dell'Abruzzo. Può dirci uno o due progetti che lei prevede per l'Abruzzo? Beh, intanto rafforzare la capacità amministrativa. Senza un rafforzamento della capacità amministrativa noi faremo fatica a utilizzare le grandi opportunità che l'Europa ci mette a disposizione. Per esempio, nel nuovo regolamento abbiamo dato un grande valore ai parchi. L'Abruzzo è una regione ricca di parchi, però che lavorano solo sulla difesa del patrimonio. Con le risorse che l'Europa mette a disposizione adesso potremmo lavorare anche per la promozione di questo territorio, per valorizzarlo, per rigenerare i nostri comuni, per fare opere di rigenerazione urbana in queste realtà. Quindi metto a disposizione un patrimonio di risorse, un patrimonio di conoscenze e di relazioni per rafforzare l'Abruzzo, per rendere più competitivo l'Abruzzo sia nelle sue zone interne sia lungo la linea di costa. Lavoreremo su Teramo, lavoreremo su Pescara, lavoreremo sull'Aquila per dare un disegno, diciamo, di qualità e di sviluppo a questo territorio. Questo è l'obiettivo che intendo perseguire, riconfermando questo rapporto di fiducia che ho avuto con le comunità locali, con tanti amministratori e soprattutto con i cittadini. Bene, ringraziamo Andrea Cozzolino, candidato per la circoscrizione Sud e quindi anche per l'Abruzzo, insomma, per l'Europarlamento, per il gruppo del Partito Democratico. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi.